Ciao a tutti, non so se ricordate la rissa scatenata da Khabib nel post-match vinto con Conor McGregor. Il russo, dopo aver battuto, tutto sommato anche abbastanza facilmente, McGregor ha dato vita a una rissa. E questo cosa ha provocato? Ha provocato che lo stato del Nevada, cioè la commissione, diciamo, del Nevada ha commissionato delle sanzioni. Intanto una sospensione di 9 mesi per Khabib e 6 mesi per McGregor, che una volta comunque non ha iniziato la rissa, ma dopo ha colpito anche uno del team di Khabib. E comunque diciamo che soprattutto è stata la sanzione economica, perché Khabib è stato multato di 500 mila dollari, che corrisponde a un quarto della cifra guadagnata. Aveva guadagnato 2 milioni di dollari battendo McGregor, e quindi gliene resterà uno e mezzo. E la sospensione di 9 mesi, che però potrebbe ridursi a 6 se lui partecipasse a una campagna pubblicitaria antibullismo, quindi praticamente ad aprile, perché lì era riferito a ottobre di quest'anno, potrebbero entrambi tornare a combattere. E d'altra parte, intanto McGregor, il suo medico, ha detto che dopo l'incontro con Khabib dovrà stare almeno 6 mesi senza combattere, per cui praticamente McGregor non ne risente. 50 mila dollari per McGregor sono spiccioli, diciamo così, per cui non è... E Khabib, anche lui, comunque ad aprile potrebbe tranquillamente ritornare a combattere. E la sanzione economica, beh, probabilmente lui la sente un po' di più, ma comunque, tutto sommato, insomma, è stata una pena abbastanza lieve. Vedremo nei prossimi match cosa capiterà. Khabib potrebbe sfidare nuovamente McGregor, non è detto. C'è anche in ballo un possibile match contro Floyd Mayweather, che però vorrebbe che Khabib si adeguasse al pugilato, e io credo che se ci sarà questo match tra Floyd e Khabib con le regole del pugilato, per Khabib non ce ne sarà, perché Mayweather, nonostante i suoi 41 anni come pugile, insomma, credo che attualmente sia ancora imbattibile. Per questo video è tutto, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscrivetevi al mio nuovo canale, di cui vi posterò il link in descrizione. Ciao a tutti!